Allora, ciao a tutti da Stefano Director. Allora, oggi ho fatto un nuovo video. Ho fatto un video del viaggio italiano, nel senso un viaggio nel paese Ivrea, di tutto Ivrea. Sempre con la musica, poche parole, solo musica più. E abbiamo fatto un coso da viaggio, un video da viaggio. Volevo avvertirvi che da oggi il canale, questo canale qua di Stefano Director, l'Urbes non verrà più svolto in questo canale. Faccio tutt'altro e l'Urbes lo tolgo, lo elimino dal canale. Lascio le vecchie riprese dell'Urbes. Il progetto è cambiato, adesso facciamo più viaggi, queste cose qua, sempre musicale, sempre le stesse cose, più belle, più chiarine, più che meglio, qualcosa che fa solo vedere le cose, che fa vedere i viaggi, fa vedere i paesini, magari le feste, magari queste cose qua. E l'Urbes invece verrà tolto. Quindi se volete seguire ancora, potete seguire, ma seguiamo seriamente. Però sapete che Urbes non è trovato più qua. Ma se si può fare sul tutorial, indagini, quello sì. Viaggi, video panoramici, video così, amatoriali, video, piccoli video, così, giusto per tenere in vita il canale. Poi chi sarà d'accordo, chi gli piace questo nuovo progetto di Stefano Director, scriva pure un commento. Vi lascio un commento, vi lascio un link, non so, o chi non è d'accordo, se si toglie va bene lo stesso, e non mi cambia la vita. E comunque adesso sarà questo il progetto di sto canale, solo produzione. Sponsorizziamo anche le persone, magari facciamo il vlog, sponsorizziamo i canali, possiamo sponsorizzare magari delle imprese, sponsorizzare feste del paese, tutte queste cose qua. Niente di Urbes, perché Urbes primo è un rischio, secondo un giorno di questi arrivano i carabinieri a casa e voilà, abbiamo finito di girare. C'è che si gira, c'è che non si gira più. Allora, quindi ragazzi, sapete chiaro, perché il successo non si fa di certo con l'Urbes, non si fa neanche così per hobby, perché poi alla fine io come hobby io faccio solo il produttore, io produco solo, non è che faccio il cameraman per J-Up e fuori dal cameraman di J-Up faccio altre cose. Anche compleanni, feste, sai, tanto sapete, se volete ritracciare, ovviamente c'è un costo perché si paga e produciamo così, perché poi alla fine andare negli Urbes, sì è bello da vedere, però il rischio è alto, e il rischio è molto alto, perché di sicuro tu, anche se abbandonato, di sicuro un padrone c'è. E metti che per disgrazia le produzioni Urbes, che è una cosa che Mike ha detto anche altri, di stare molto attento a tutto qua, perché meglio che cambia anche lui, secondo me è meglio che cambia anche lui il genere, perché adesso come adesso è molto in rischio questa cosa Urbes, cazzo e mazzo.
te per cosa? Per fare visual vai a rischiare che ti trovi i carabinieri a casa. Non mi sembra una cosa buona. Ma di sicuro l'Urbes non ti porta in TV, quello che sia chiaro. Te fai infrazione, continui a fare infrazione. E quindi ho deciso che basta così. A me è già capitato, lui a Albi non è mai capitato, e devi ringraziare a Dio. Però a me è già capitato che mi hanno portato in caserma e mi hanno fatto pure la denuncia. Per fare questi Urbes qua nel cavolo. E poi nessuno le guarda, faccio il rischio. Tra il rischio e pure la pega, perché poi alla fine vai a rischiare e poi neanche c'è le visual, e qual è il guadagno? Comunque si sa che con questa azione qui, fare Urbes a casa, la cosa non è sicuramente un bene, nel senso che non arriverà mai in tele per queste cose qua. E boh, arrivi sulle visual, poi ti pagano pure poco, perché non pagano tanto alla fine, penso, su YouTube. Però io di guadagno non mi interessa, perché tanto alla fine il guadagno è quando faccio riprese per i cazzi miei. E ho già guadagnato su parecchie volte. Ovviamente con tutto in regola, senza niente di fuori regola. Però è meglio così che andare in giro a fare chissà cosa. Boh, questo è tutto, ciao da Stefano Director, spero che avete capito il vlog, buon voyage.